che stimola la creatività. Il gruppo, tra le altre cose, ha una bancarella, ma ha anche una attività di restauro. Restauriamo monumenti, restauriamo delle cose. L'ultima cosa che abbiamo restaurato è una fontana nel giardino comunale di Rho. La fontana, lui è stato, Antonio Tango, è stata una persona che diretta da un architetto ha messo le sue mani e i suoi calli per restaurare questa canzone. Lui invece è Francesco, questa fontana, lui è Francesco Capizzi, che ha ricavato contenuti del gruppo per fare una canzone, lui è un mio amico, è Alessandro Radici che suona nella band, lui non è detenuto, è un musicista. Allora, io come la canzone di San Vittore, la mia rabbia e il mio rancore l'avevo preso per mano, senza rendermene conto però non ero io che avevo preso per mano la mia rabbia, ma era la mia rabbia che mi teneva per mano. E io la seguivo come se fosse una guida. In quel momento ho ingabbiato la mia mente, la mia creatività, i miei sogni di bambini li ho messi dentro una gabbia. Io ho fatto 22 anni di carcere, adesso sono in galera. La contraddizione è che adesso che sono in galera mi sento libero. Mi sento libero perché grazie al dottor Aparo, quello che facciamo, e il fatto che ho restaurato quella fontana, che mi sono venuti i calli proprio, perfino sanguinava la mano. Però io, oltre che restaurare quella fontana, restauravo anche qualcosa che era dentro di me. Mentre lavoravo non me ne rendevo conto, ma ho incominciato a aprire quella gabbia. E una volta che ho aperto la gabbia mi sono venute le passioni, l'entusiasmo e la voglia di quando ero bambino. Io adesso ho 51 anni, ma me ne sento 12, me ne sento 13 addosso, perché sto vedendo il mondo come un arcobaleno, non lo vedo più bianco e nero. Bravo! Che ci fai con questi ruderi? Provaci, riprendili e vedrai che tutto apparirà come erai senza maschera, una visione limpida di una struttura nuova e libera. Che ci fai con questi ruderi? Provaci, riprendili, risaniamo quell'identità come un affresco d'altre età, il marmo dell'umanità, rinnovando la violata integrità. Gia, impara l'arte, ma non metterla da parte, è la crosta che mente, se agisci senza trucco allora sì che rimarrai di stucco, ripara il danno puntando sul presente e vedrai brillare di nuova luce l'opera che risplende da troppi anni imprigionata da una polvere nero pece, circondata da muffe e da licheni di ogni specie. Quante cose si danno per scontate e quante altre rimangono nascoste sotto strati di vernice, che sia una statua, un muro, una fontana, un tipo, una persona, è l'interesse che rende goccia viva il tuo sudore. Se non ti va di essere un mattone, devi sapere che non c'è mai nulla di nuovo nella trasgressione, fin quando non appunti ciò che fai, fin quando non le dai una direzione, per riconoscerti ci vuole costruzione. Che ci fai con questi ruderi? Provaci, riguardali e vedrai che tutto apparirà come erai senza maschera, una visione limpida di una struttura nuova e libera. Che ci fai con questi ruderi? Provaci, riprendili,
risaniamo quell'identità come un affresco d'altra età, l'Adamo dell'umanità, rinnovando la violata integrità. Per non perderti nei labirinti dell'illusione, per orientarti fra i ricordi della tua cattedrale, per tener vivi i colori dei tuoi affreschi più preziosi, per curare le fragilità senza negarla, non puoi aspettare che siano altri a trattarla e magari a deturparla. Il callo rende meglio dell'inganno, l'opera d'arte se no perde diritto. Forse le sembra di non averlo mai avuto, e invece ha un ruolo, una funzione, e a ben guardare tutt'altra aspirazione che vagare, lasciando ad altri la decisione sul giorno della sua ristrutturazione. Perciò impara l'arte, ma non metterla da parte, se credi che per uderi una goccia di sudore, la storia cambia, ed è alla storia che devi consegnare la trasgressione con la quale ripartire. Per conoscerti ci vuole costruzione. Restaurali, risaniamo quell'identità come un affresco d'altra età, la dama dell'umanità, rinnovando la violata integrità. Che ci fai con questi ruderi? Un grandissimo applauso al Ben Gruppo Trasgressione. Bravo. Sì, Cischi, mi chiamo Cischi, grazie. Un grande applauso a Cischi. Grazie.